Salve ragazzuoli, siamo in dirittura di arrivo. Questa è la penultima mappa di Redento Castle Wolfenstein. Siamo ritornati al famigerato castello attraverso questo scavo che si trova sotto il luogo dove la Blavatsky ha trasformato i super soldati di Strasse in cavalieri neri. E adesso dobbiamo attraversare il castello per raggiungere il luogo dove si sta svolgendo la cerimonia per riportare in vita Enrico I. Ok, io salvo subito, perché questa sarà una mappa abbastanza rognosa. Tiriamo fuori il lanciafiamme, perché adesso avremo a che fare con un poco di non morti e, come sappiamo bene, con gli zombie. Il modo migliore per averci a che fare è dargli fuoco. Ecco anche quest'altro. Ok, abbiamo fatto i secchi tutti. Ora però vedete che sta porta viene forzata da qualcuno. Altri mostracci. A questi dobbiamo fare attenzione a sparare solo su le gambe, perché se no ci rimbalzano contro. Ok, qui c'è un altro morto, però mi sa che non fa niente. Raccogliamo questi oggetti. Ah, eccolo, questo si è in vista. Queste sono le mummie, sono quelli che ci lanciano contro anche i teschi. Ok, e premiamo questo pulsante per avanzare. Si apre questa grata e possiamo avanzare. Ora io salverò spessissimo. Mi sa che ammasso fa scritto, vabbè. Ok. Altri morti viventi. Tipo questo. Un altro qua. Sa che scende un altro in giro. No. Vediamo se qui c'è qualche cosa da prendere. Sì. Un tesoro. Qui c'è dell'energia che ancora non ci serve. Qua che c'è? Niente. E possiamo proseguire. Qua sotto c'è un altro segreto. Ci accucciamo. Passiamo qua. Area segreta. In cui c'è. Ecco questi tesori. Riservo. Continuiamo qua sopra. Qui che c'è? Niente, il burrone intorno al castello. Altri zombacci. Qui diamo fuoco. C'è della roba da prendere. Energia. Elmetto. Perfetto. Risolvo. Poi vediamo che
dei resti di nazista vengono buttati giù. Si stavano mangiando questo povero nazista. Ok, carichiamo, risalvo. Ma qui c'è da fare cazzotto con delle guardie nere, quindi quasi quasi uso il mio Venom Gun. Sparano come dei matti. Ce ne dovrebbe stare un altro appostato, eccolo. Ok, ci hanno fatto un po' male, ma va bene lo stesso. Sento che c'è dell'altra gente che spara, però non so bene a chi. Guardie speciali, fatemi vedere se qua sotto posso far secco qualcuno. Pare di no. Ok, qui non c'è più nessuno. Quindi direi che possiamo proseguire, non prima di aver riservato. Allora, proseguiamo di qua. Vediamo se qua sotto c'è qualcuno. Sì, ce n'è uno. Possiamo ammazzare. Adesso riservo perché qua sotto c'è altra gente poco amichevole. Ti tiro fuori a Venom Gun. Ah, cazzo. Ok, molto efficace per gli scontri ravvicinati. Qua sotto non c'è niente. Recuperiamo l'energia, riservo. Qui siamo in un cortile. Non c'è nessuno. Questa è una statua di... è un busto, penso, di Henrik I. Qui ritorno dove stavo prima. Vediamo se c'è della roba che posso recuperare. No. No. L'energia l'ho già presa. Ma qui ce n'è un'altra. Fatemela prendere, va. E credo che adesso dobbiamo andare qua. Ah, qui dentro stanno facendo a cazzotti. Cerchiamo di farli secchi prima che ci comincino a sparare anche a noi. Fortunatamente c'è uno zombo che li tiene occupati. Che lì dietro ce n'è uno. Poi qui c'è dell'altra gente. Sempre poi sento qualcuno che ricarica. Ok, dovremmo averli ammazzati tutti. Recuperiamo tutte quante le armi.
E ricarichiamoci pure di energia, perché può sempre servire. Allora, adesso salvo. Allora, saliamo qua sopra. Questa è chiusa. Andiamo qua. Poi ci sta un'altra guardia nera da far secca, che sta qua. Riserviamo. Allora, qua dentro, oltre questa finestrella, ce sta uno. E qui c'è sta una porta con... che dall'altra parte però è sbarrata, ho dentro tanta bella rubina. Allora, facciamo un attimo un giretto, perché qua sotto dovremmo scontrare con dei cattivoni. E io vorrei evitare di scontrarmici corpo a corpo. Quindi se riuscissi a farli secchi prima di scendere non sarebbe male. Solo che stanno tutti, stanno tutti inguattati, inguattati nascosti. E quindi mi sa che mi tocca scendere per forza. Allora, riservo. Ah, qui è una sezione dove ci faranno tanta bua, perché ci stanno delle guardie nere e ci abbiamo anche poca copertura. Allora, io a questi mo io gli dirò per lanciarazzi, sperando di fargli male. Ok, penso di averli fatti secchi. Non mi hanno fatto neanche troppo male. Quindi a questo punto io risalgo. Allora, adesso ritorniamo indietro per recuperare un pochino di energia. Qui posso prendere quella che ho lasciato prima. Qui risalgo da sopra. Ah, vediamo. A me mi piacerebbe riuscire a entrare in quella stanza segreta, però, che dovrebbe stare qua sopra. Però mi sa che non me ce fa entrare. Allora, riserviamo. Allora, qui escono quali di degli loschi di paci. Eccola. Ma no, per non sapere leggere né scrivere, tiriamo fuori là. Bene, ok. Potrebbe servire. Ok, nessuno. Energia, meno male. 98, siamo praticamente a palla. Quindi a questo punto io riservo. Fatemi vedere un attimo qui se attraversavo invece questo salone dove ritornavo. Questa è chiusa, vabbè, c'è
per caso per ritornare dove stavamo prima, vediamo se possiamo accaparrarci qualche cosa che abbiamo lasciato indietro. Granate? No. Chiamo, preso tutto, vabbè. Ritorniamo qua. Salviamo. Allora, entriamo qua dentro. Ci sta un tipaccio che ci spara. Prova a salire. E noi lo famo secco. In quest'altra stanza c'è un altro cattivaccio che sarà un problema uccidere, quindi io uso un'altra volta la Venugan. Ecco fa. Oh, molto bene. Qui che c'è sta? Qualcosa da attivare, sì. Che non so che cosa. Beh, questa si rompe, no? Ah, beh. Credo di aver aperto qualche cosa, quindi saliamo qua sopra. Torniamo da qua. Riscendiamo qua sotto. Riservo perché temo che sia uscita fuori dell'altra gente. Magari no, però. Poi ritorniamo nel cortile. E dovremmo aver aperto l'uscita. Ecco. Qua che c'è? Ok. Abbiamo trovato un'area segreta e abbiamo preso tutti i tesori. Ecco fatto. Questa è stata veramente, veramente tosta. Però, finalmente siamo arrivati all'ultima missione, in cui ci dovremmo scontrare contro la Blavatsky e la sua cerimonia di resurrezione di Enrico I. E infatti, vedete, l'obiettivo è distruggere Henrik First. Eccolo il rituale, il luogo del rituale. Ecco la Blavatsky. Ecco i cavalieri neri. Super soldati diventati cavalieri neri. Eccoli. Sono stati impossessati dallo spirito dei cavalieri neri. Sembrano degli zombie. Sono degli zombie di cavalieri sassoni. E al centro sorte fora lo mostro. Eccolo qua, Enrico I l'uccellatore, che parla in inglese. Yes, yes. Yes, it is true. È stato risorto. Non sembra contento. Infatti zombifica pure la Blavatsky. Che gli fa? Si è trasformata in una zomba. Sento la presenza di qualcun altro. E penso che questo qualcun altro siamo proprio noi. Ok, per questo video è tutto. Nel prossimo è stato veramente tosto, ma nel prossimo andremo ad affrontare Henrik First, Enrico I, e concluderemo il gioco, essendo questa l'ultima missione di Return to Castle Wolfenstein. È stato molto divertente, ci vediamo alla prossima, ciao!